Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano, ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per truffa sul caso Pandoro, Chiara Ferragni si dice serena di aver agito sempre in buona fede, il Codacons intanto lancia una class action. Chiede giustizia alla sorella di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa nel maggio scorso dall'ex fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il processo per l'uomo accusato di omicidio inizierà il 18 gennaio. A 3 anni di distanza si riaprono le indagini per la morte del ginecologo Stefano Ansaldi, trovato senza vita in zona stazione centrale a Milano. I familiari si erano opposti all'archiviazione. Il parroco di Cugiono, Don Angelo Sgobbi, si scaglia su Facebook contro l'ultimo film di Ficarre Picone. Mi ha offeso come credente, scrive il sacerdote, e la proiezione in paese viene annullata. A Milano il comune ha fatto scattare il piano freddo in vista del crollo delle temperature previste nei prossimi giorni. Al Giambellino ha allestito un dormitorio all'interno del mercato coperto. Questi titoli della giornata per la nostra edizione su Milano. Apriamo con il caso Pandoro. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati di Chiara Ferragni ed Alessandra Balocco, ci sono dei nuovi sviluppi proprio su quella che è stata una delle vicende più dibattute delle ultime settimane. Nel frattempo il Codacons ha lanciato una class action per chiedere il rimborso dei soldi spesi da parte di chi ha acquistato quei famosi Pandori. Si dice serena di aver agito sempre in buona fede la famosissima influencer Chiara Ferragni, che risulta indagata per truffa aggravata. L'inchiesta della Procura di Milano sulla campagna benefica incentrata sul Pandoro Rosa ha registrato una svolta lunedì sera con l'iscrizione della influencer nel registro degli indagati. Insieme a lei anche Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della società che produce il Pandoro, ma anche di Francesco Cannillo, proprietario di Dolci Preziosi, azienda con cui la Ferragni avrebbe operato allo stesso modo, questa volta però con le uova di Pasqua. Secondo alcune indiscrezioni, presto potrebbe essere sentito come testimone Fabio Maria D'Amato, il braccio destro di Ferragni, finito nel mirino dopo l'esplosione dello scandalo. A mettere il dito nella piaga ci pensa il Codacons, che annuncia un'azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti, per cui indaga la magistratura, volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il Pandoro Balocco Pink Christmas il rimborso delle maggiori somme pagate. Una class action di circa 1,6 milioni di euro, somma calcolata sugli oltre 290.000 pandori venduti nel 2022, è pari alla differenza tra il prezzo del pandoro normale Balocco di 3,68 euro e quello griffato Ferragni di 9,37 euro. Anche in assenza di scontrino, tutti i consumatori che hanno acquistato il pandoro Pink Christmas, prosegue il Codacons, possono aderire alla nostra azione e chiedere a Chiara Ferragni, alla Balocco, il rimborso delle maggiori somme pagate, delegando il Codacons a rappresentarli come parte offesa nell'inchiesta della Procura di Milano. Nel frattempo l'ospedale Regina Margherita di Torino ha confermato in una nota di aver ricevuto nella settimana antecedente Natale la donazione di 1 milione di euro da parte dell'influencer, come promesso lo scorso 18 dicembre, data del suo ultimo video postato sui social, quando era apparsa dimessa e dispiaciuta per la situazione che si stava delineando. Inizierà il 18 maggio il processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano. La sorella Chiara ha scritto su Facebook un lungo post in cui chiede giustizia, chiede l'ergastolo per l'uomo. Chiede giustizia la sorella di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al 7° mese, uccisa dall'ex fidanzato Alessandro Impagnatiello con 37 coltellate nella loro abitazione di Senago lo scorso 27 maggio. La sorella Chiara Tramontano affida così le sue parole ad un post sui social: chiediamo giustizia, l'ergastolo per l'essere inumano che ci ha privato di una sorella, una figlia, un'amica, una nipote ed una grande donna. Le famiglie che vivono l'ergastolo del dolore hanno diritto a giustizia e pena esemplare. La richiesta è così quella di condividere il più possibile il suo appello sui social affinché, anche se nulla potrà restituire Giulia alla
sua famiglia, la giustizia possa alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta dinanzi alla sua lapide. Chiara Tramontano chiede così giustizia per il nipote che non culleremo mai, per la nostra vita distrutta, per i silenzi che accompagneranno ogni Natale, ogni compleanno di Giulia, ogni giorno di festa in cui non saremo più in cinque a tavola. Un appello che ha un eco ancora più potente, vista la possibilità che davanti alla Corte gli avvocati di Impagnatiello possano puntare per una richiesta di perizia psichiatrica per l'ex barman, ora accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza. Impagnatiello è anche imputato per interruzione di gravidanza non consensuale e per occultamento del cadavere. Restiamo sulla cronaca, sono state riaperte le indagini sulla morte del ginecologo Stefano Ansaldi, trovato senza vita in zona stazione centrale a Milano nel dicembre del 2020. I familiari del medico si erano sempre opposti all'archiviazione. A 3 anni di distanza si riaprono le indagini per la morte del ginecologo Stefano Ansaldi, trovato a terra con una profonda ferita alla gola in via Mauro Macchi, a poca distanza dalla stazione centrale, il 19 dicembre del 2020. In un primo istante si era pensato a una rapina finita male, ma dopo alcuni mesi la procura aveva indirizzato le proprie attenzioni sulla pista del suicidio, anche perché, al momento del ritrovamento, di fianco al corpo era ancora presente l'orologio Rolex della vittima. Ora invece la retromarcia con il Jeep Ileana Ramundo, che ha accolto la richiesta dei familiari del medico 65enne decisi ad opporsi all'archiviazione proposta dalla procura. Servono dunque nuove indagini per accertare quale sia stata la causa della morte di Ansaldi e, in particolare, serve un approfondimento di natura medico-legale per stabilire con certezza se il taglio alla gola rimandi scientificamente a un gesto autolesivo, come ipotizzato dai PM, oppure a un evento omicidiario, come sostenuto invece dalla famiglia. A suscitare perplessità sulla pista del suicidio alcuni passaggi delle relazioni dei consulenti dei familiari del ginecologo, che avrebbero messo in luce come la ferita si trovi sulla parte destra del collo, ossia dal lato che più difficilmente un destrorso avrebbe scelto per suicidarsi. Gli atti dell'indagine tornano dunque ai PM per ulteriori accertamenti nei prossimi 4 mesi, al termine dei quali il GIP si aspetta una compiuta istruttoria che tenga conto anche delle osservazioni medico-legali dei consulenti di parte, con approfondimenti scientifici sul taglio che ha portato alla morte Stefano Ansaldi. Torniamo adesso sul caso del cavo d'acciaio tirato da 3 ragazzi nella notte tra il 3 e 4 gennaio in Viale Toscana a Milano. Ora anche il secondo componente della banda, il 18enne Michele Di Rosa, si è detto pentito per quel gesto. Dopo che è stato identificato il terzo complice della ormai soprannominata Banda del Cavo, iniziano gli interrogatori per i 3 ragazzi che durante la notte tra il 3 e il 4 gennaio hanno teso un cavo di acciaio ad altezza uomo in Viale Toscana a Milano, creando un grave pericolo per gli automobilisti che transitavano in strada. Michele Di Rosa, 18 anni e membro della banda, è stato interrogato martedì mattina in carcere dal GIP Andrea Giudici. Rispondendo a tutte le domande del magistrato, il giovane ha sostanzialmente confermato la versione fornita dal 24enne Alex Baiocco, il primo fra i 3 amici, di cui uno minorenne, ad essere stato fermato. Si era detto pentito già quando è andato a costituirsi il giorno dell'Epifania, ha spiegato il suo legale Gaetano Giamboi, e adesso lo ha ribadito con ancora maggiore forza e maturità. Ha una grande consapevolezza di ciò che è accaduto e non ha mai voluto minimizzare l'episodio, nemmeno dal punto di vista terminologico. Di Rosa, che secondo il racconto di Baiocco sarebbe stato il primo a proporre al gruppetto per rimuovere il cavo, ha molto dolore per ciò che può aver provocato alla sua famiglia. Ci ha tenuto a ribadire che ha avuto un'educazione ben diversa. La decisione del giudice sulla convalida o meno del fermo e sulla misura cautelare è attesa entro mercoledì mattina. Il ragazzo è accusato del reato di blocco stradale. Parliamo d'altro, sono stati diffusi nuovi dati sui cosiddetti working poor, i lavoratori poveri. Gli over 50 in Lombardia in questa condizione sono oltre 360.000.
hanno più di 50 anni, un basso livello di scolarizzazione e un reddito medio inferiore ai 15.000 euro. Sono i 249.052 lavoratori dipendenti lombardi over 50 che versano in una condizione di vulnerabilità economica, a cui si aggiungono 112.067 disoccupati della stessa fascia d'età, che devono anche fare i conti con le difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro dovute all'età avanzata e alle competenze spesso non allineate alle richieste attuali. Purtroppo, per chi ha una bassa scolarizzazione, come questi soggetti, che il più del 39% di questi disoccupati non ha un titolo di studio che non supera la licenza media, vediamo quali sono le grandi difficoltà di costruire dei percorsi formativi ad hoc per riallineare le loro competenze a quello che cercano il mercato del lavoro. Quindi c'è una fragilità in un target sempre più ampio, ma che riferito a questi ultra cinquantenni vive una maggior difficoltà nel reinserimento del mercato del lavoro. Un fenomeno in crescita, quello dei working poor, i cosiddetti lavoratori poveri, le cui cause vanno ricercate in diversi fattori, alla cui base vi è l'aumento dell'inflazione e il mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali. Uno è quello che riguarda i contratti a termine. Purtroppo in questi anni quello che stiamo vedendo, che sì, è vero che sta incrementando il dato occupazionale complessivamente, ma quello che incrementano sono i contratti di lavoro a tempo determinato, quindi una precarizzazione massima che naturalmente penalizza poi dal punto di vista del reddito. L'altro elemento che caratterizza sempre i lavoratori poveri sono il part-time e il volontario, e da questo punto di vista i soggetti più colpiti sono le donne. L'obiettivo dunque del sindacato è cercare di lavorare per garantire da un lato maggiori opportunità di mantenimento dell'impiego e di crescita professionale, dall'altro facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro. Noi abbiamo chiesto come sindacato alla Regione Lombardia, nella costituzione dei patti territoriali, di inserire queste figure professionali nella loro specificità per costruire dei corsi di formazione ad hoc che siano calibrati effettivamente a quello che sono le loro necessità per essere reinseriti nel mercato del lavoro. Nei prossimi giorni è previsto un calo delle temperature in Lombardia a Milano. Il Comune ha deciso allora di far scattare il piano freddo per andare incontro alle esigenze dei senza fissa dimora. Al quartiere Giambellino è stato allestito un dormitorio all'interno del mercato coperto. È stata una notte tranquilla e al calduccio per i senza dimora di Milano, che dalla serata di lunedì 8 gennaio hanno potuto usufruire di un posto per dormire e un pasto caldo presso il mercato coperto del quartiere Giambellino. La struttura, ormai in disuso da anni, fino a marzo sarà a disposizione per l'accoglienza di persone più fragili e sarà gestita per conto dell'amministrazione comunale della Onlus Fratelli di San Francesco. L'ingresso avviene per invio del centro San Martini, che quindi incontra le persone che hanno necessità di un posto letto durante i mesi invernali. Noi li accogliamo in questa struttura dove ci sono dei posti letti formati da brandine, sacca pelo, e gli viene offerta una cena calda preparata nel centro cottura della nostra sede di via Saponaro, e poi la mattina la colazione. È un'accoglienza solo notturna, quindi loro vengono registrati, quindi verifichiamo che siano effettivamente le persone inviate dal Comune di Milano, e viene aperta una scheda. L'indomani vanno a colloquio dall'assistente sociale, che raccoglie un po' la loro storia e i loro bisogni. Qui al mercato comunale di Giambellino sono stati allestiti fino a 50 posti per il piano freddo. Allora, stiamo parlando di persone provenienti un po' da tutto il mondo, in particolare dal Nord Africa. Sono persone che altrimenti passerebbero l'inverno per strada, perché non hanno né i mezzi né le risorse per poter vivere in un posto caldo.
quindi è un'accoglienza in qualche modo salvavita. Ci sono tantissimi giovani, ci sono tanti italiani, ci sono tante persone che hanno problematiche sanitarie complesse. In questo caso noi col nostro poliambulatorio e i nostri medici iniziamo a seguirli, a seguire la loro terapia, quando c'è la possibilità, perché loro magari hanno i documenti, li mandiamo appunto presso gli ambulatori pubblici, gli ospedali, eccetera. Parliamo d'altro, sono stati bocciati di nuovo i referendum presentati da cittadini e associazioni che vogliono salvare lo stadio di San Siro, il Meazza, i comitati proprio dei cittadini ora sono di nuovo sul piede di guerra. Il Collegio dei Garanti del Comune di Milano boccia nuovamente i due referendum presentati da cittadini e associazioni che si battono per la salvaguardia del Meazza. I garanti di Palazzo Marino avevano già bocciato i due quesiti in passato, salvo poi vederseli riatterrare sulla scrivania per ordine del TAR, che ha imposto loro di assumere una nuova decisione, coinvolgendo di più i comitati. Il risultato però non è cambiato. Il primo quesito referendario chiede di abrogare la delibera comunale che ha concesso l'interesse pubblico al progetto originario dei club, che prevedeva la demolizione del Meazza. I garanti spiegano che quella delibera sarebbe stata superata dal corso degli eventi, ossia il crescente interesse dei club per aree al di fuori del comune di Milano. Insomma, come se anche il comune si fosse un po' arreso al fatto che Inter e Milan stiano traslocando fuori città, ma parliamo pur sempre dello stesso comune che ha fatto ricorso contro il vincolo sul secondo anello del Meazza, ossia uno dei motivi per cui le squadre hanno abbandonato il piano originario di abbattimento dello stadio. Per quanto riguarda l'inammissibilità del secondo quesito, che chiede la salvaguardia del Meazza, i garanti del comune argomentano che questa è già assicurata proprio dal vincolo posto dalla sovrintendenza e contro cui il comune ha fatto ricorso. Una schizofrenia istituzionale, insomma, che ha lasciato sconcertati i comitati. Per i garanti noi non possiamo chiedere un referendum perché le delibere sono decadute, ma dall'altro lato Sala ricorre contro la sovrintendenza che vuole tutelare San Siro perché vuole andare avanti con la sua delibera di interesse pubblico. Quindi noi non capiamo più chi ha ragione. In ogni caso noi faremo nuovamente ricorso, perché questa posizione dei garanti è fatta o da incompetenti o da persone in malafede. Una storia curiosa adesso che arriva dall'Interland, dove il parroco di Cuggiono, Don Angelo Sgobbi, si è scagliato contro l'ultimo film di Ficarra e Picone, Santo Cielo. La proiezione in paese poi è stata annullata. Il parroco di Cuggiono, Don Angelo Sgobbi, censura il film Santo Cielo di Ficarra e Picone chiedendo e ottenendo che la sala della comunità del paese ne annulli la proiezione già prevista in calendario. È davvero incredibile quello che è successo nel comune in provincia di Milano, dove un film è finito, si suol dire, all'indice, come capitava nel Medioevo, con i libri proibiti dalla Chiesa. Lo staff della sala della comunità, su segnalazioni arrivate al parroco e da lui condivise, si è adoperato, seppure non condividendo totalmente le valutazioni, ma in un'ottica di collaborazione e rispetto dei ruoli, per annullare la proiezione del film Santo Cielo di Ficarra e Picone, quanto si legge sulla pagina Facebook del cinema cuggionese. Il film era inizialmente in programma il 13 e il 14 gennaio e la sala si adopererà ora per sostituire il film quanto prima. Il film narra una buffa storiella. Aristide, un angelo che lavora in paradiso all'ufficio smistamento preghiere, partecipa a un'assemblea indetta da Dio. Si deve decidere se eliminare l'umanità con un diluvio universale per punirla per la sua scelleratezza oppure mandare sulla terra un nuovo messia. Si opta per la seconda ipotesi e la scelta cade proprio su Aristide. Lui dovrà scegliere una ragazza e toccarle il grembo per farla restare incinta. Ma dopo una serata a ubriacarsi al bar, il nuovo messia finisce per ingravidare Nicola, un professore di matematica a cui tocca il ventre per errore. Arrabbiato, Dio punisce così Aristide, privandolo dei suoi poteri celestiali. Il parroco di Cuggiono ha così ritenuto Santo Cielo un film blasfemo, anche se, più che di questa caratteristica, si tratta di uno dei tanti film comici in uscita ogni anno nelle vacanze di Natale. Torniamo a Milano, dove sono in arrivo altri 80 milioni di euro per il trasferimento del campus dell'Università Statale all'interno di Mind.
Altri 80 milioni di euro per l'Università Statale per il trasloco di parte delle sue centenarie attività nella futura sede di Mind, il Milano Innovation District, che sta sorgendo laddove poco più di 8 anni fa si tenne il grande successo dell'Expo Meneghino del 2015. 80 milioni che arrivano direttamente da Roma grazie alla legge di bilancio per l'anno 2024, che ha definitivamente approvato questo stanziamento come ulteriore contributo per il nuovo campus della Statale, risorse che si vanno ad aggiungere agli ulteriori 15 milioni di euro impegnati a fine dicembre dalla Regione. In tutto parliamo dunque di 95 milioni di euro che si aggiungono a loro volta al finanziamento originario da 135 milioni, già stanziato da Palazzo Lombardia e dal Ministero dell'Economia negli scorsi anni, in fase di avvio del progetto Campus Mind. Il saldo totale arriva così a 240 milioni, per la soddisfazione del rettore Elio Franzini, che parla di un progetto edilizio e scientifico di importanza fondamentale per lo sviluppo dell'Ateneo, ma anche della città di Milano e del paese. Si sta concretizzando, aggiunge Franzini, una visione ambiziosa di università in chiave multipolare, fortemente orientata all'innovazione scientifica e tecnologica, che consentirà di sviluppare servizi per gli studenti e infrastrutture per la ricerca e la didattica. Parole che fanno seguito ai numeri. Il campus si estenderà infatti su un totale di oltre 190.000 metri quadrati e ospiterà oltre 23.000 persone tra docenti, ricercatori e studenti in ambito scientifico, che potranno lavorare a stretto contatto con i centri di ricerca dello Human Technopole e dell'ospedale Galeazzi, che hanno trovato qui la loro casa insieme a numerose aziende internazionali. Il Parco del Ticino compie 50 anni di vita e guarda al futuro, alle sfide del futuro tra la superstrada e i cambiamenti climatici. Il Parco del Ticino compie 50 anni e lo fa presentando una serie di eventi futuri che accompagneranno l'ente in questo 2024. Nel mentre, nella mattinata di martedì, nella sede di Magenta, è stata ripercorsa la storia del parco alla presenza dell'assessore regionale Gianluca Comazzi. Questo è uno dei parchi più grandi che noi abbiamo. È stato il primo parco regionale d'Italia, quindi il nostro impegno sarà sicuramente quello di continuare a preservare questo parco, di tutelarlo. Sappiamo quanto i sindaci siano attaccati al Parco del Ticino, sappiamo quanto le famiglie, i cittadini oggi lo vedano come un punto di riferimento e quindi sicuramente sarà anche nei prossimi anni oggetto di diverse iniziative, di investimenti da parte di Regione Lombardia. Due poi i temi che segneranno il futuro operativo del parco, il ruolo che l'ente ha svolto anche nell'ultimo periodo sul dossier Vigevano Malpensa e i lavori di ripristino del territorio danneggiato la scorsa estate dal cambiamento climatico, il primo dei nemici da combattere anche nei prossimi anni. Abbiamo la certezza, diciamo, che i fenomeni climatici non siano più gli stessi, perché tenete presente che abbiamo fatto una stima, circa 4 milioni di euro di danni solo a livello forestale e la vegetazione maggiormente danneggiata sono per esempio le querce più mature, quindi alberi di 50-60 anni che avevano resistito finora. Abbiamo sempre avuto un approccio verso le grandi infrastrutture di questo tipo e quindi valutare attentamente quelle che sono le necessità del territorio e sulla base di quelle valutare le soluzioni migliori per il territorio stesso. In questo caso l'argomento ovviamente è delicato e sensibile, stiamo lavorando con ANAS in questo senso per trovare soluzioni puntuali ad alcune criticità, su alcune ci siamo trovati favorevolmente d'accordo, su altre stiamo facendo degli approfondimenti, ma appunto non veniamo meno a questo nostro ruolo di mediazione. Anche, come ripeto, su questo progetto. Sono partiti a rilento i saldi invernali a Milano e la pioggia del fine settimana è soltanto uno dei fattori.
Si chiude con il segno negativo il primo fine settimana di saldi per la città di Milano. Non solo il maltempo degli ultimi giorni, a pesare infatti sugli incassi sono stati diversi fattori. La partenza rallentata rispetto all'anno scorso è infatti il risultato solo in parte imputabile alla pioggia del weekend. Il primo reale motivo riguarda infatti, come sottolineano da Federmoda Milano, un giorno di lavoro in meno rispetto al 2023, quando l'ultimo giorno feriale prima dell'Epifania è caduto di giovedì. Il bilancio dei primi giorni dei saldi invernali è un po' una partenza per ora rallentata, probabilmente dovuto anche al fatto che mentre quest'anno i saldi sono partiti di venerdì, l'anno scorso erano partiti di giovedì e quindi c'era un giorno in più disponibile. Però contiamo che nelle prossime settimane, nei prossimi giorni e settimane ci sia anche un recupero nelle vendite per pareggiare un po' quelle che sono i numeri dell'anno scorso. Secondo Federmoda, dunque, dalle principali vie commerciali alle zone residenziali, dalle vie del lusso ai centri commerciali, ciò che è mancato sono stati i volumi. Mediamente la spesa sostenuta si attesta intorno ai 110 euro, in linea quindi con le previsioni della settimana scorsa. Tuttavia, all'aumento di presenze non è corrisposta altrettanta propensione all'acquisto. La spesa media che stiamo registrando è intorno alle 100 euro e i capi più richiesti sono quelli che nell'inverno, come per esempio giubbotti, capispalla, cappotti, piuttosto che felpe e maglioni, sono sempre, come dicevo, un po' quelli più richiesti e appetibili in questa fase dell'inverno. È tutto per questa edizione del nostro TG, io vi lascio come sempre al meteo, poi c'è qualche minuto di pubblicità e noi torniamo con l'edizione Pavia.